sono le novità, ma io vorrei fare un tuffo nel passato. Mi potete esaudire una mia voglia, un mio desiderio? Dipende. Vorrei ascoltare una canzone del compianto Michael Jackson. Me la fate sentire un po'? Certo. Un pezzettino, sono un romantico. Ma con piacere, dai, Michael Jackson. Ah, questa è stupenda, molto natalizia, senso. Vedi? Bella, bella. Teniamoci per male, no? Vai, tutti quanti, facciamo la iola, La iola. Sì. Vai. Like a river Jordan. Come si chiama questa canzone? Live pure. Questa qua è Will You Be There del 91. Sei sempre Will You Be There. Oh, be there. Yeah. Oh, be there. Willy e oh, be there. Cioè, la voglio risentire, no, la posso risentire, casa, no, sono troppo romantico, sono troppo romantico. Risentiamo. No, no. Dalla barba bianca. La barba bianca. Quello che ci manca. È scritto nel vento. Ma che sta a fare? No, no, questa è la traduzione, raga. Ma Michael Jackson non è sempre il canto. Ma a me non mi pare Michael Jackson. Ma manca a me. Sta voce Albano, che sei Albano? Questa è Albano Carrillo. Wow. Che sei Romino? Che sei Romino? Che sei Romino? Ha copiato Albano, facciamo un po' così. Mettiamo in hotel. Scusa, Enrico, il nostro fonico, ci puoi far risentire la canzone di Michael Jackson? Allora, questa è la canzone di Michael Jackson, Will You Be There, del 1991. Ok? Giusto 10 anni fa, no, 20 anni fa. È quella di prima, l'abbiamo ascoltata. Sarà la traduzione, fammi, cerchiamo di capire. Prendiamo la dalla barba bianca. Ma è plagio. È plagio. È plagio. Sentiamo, sentiamo. Lo cantano i cigni. Ma sì, questa è la canzone di Albano e Romina Power, i cigni di Balaca. No, no, i cigni di Baccalà. Ragazzi, è incredibile, queste due canzoni di quanto si possano somigliare, veramente è incredibile. Allora, c'è da dire che cronologicamente la canzone che è nata prima è quella I cigni di Baccalà, quindi di Albano e Romina, uscita nel 1987. Successivamente nel 91 è uscita la canzone di Michael Jackson Will You Be There, che stiamo ascoltando, che è praticamente identica. Quindi possiamo dire che in questo caso si tratta di plagio. Pezzottone esagerato. Ma stavolta anche Albano. Insomma, leggiamo qualcosa. Sì, c'è stata veramente, come suol dire a Napoli, una tarantella burocratica tra i due. Incredibile. Perché praticamente, giustamente, Albano ha denunciato di plagio Michael Jackson. Michael, ma come? Ti piace la canzone a me? Cioè, tu così famoso sei a cercare una canzone a me, che sono un campagnolo. Io puzzo i mamma in Italia. Se tengo con 4-5 bottiglie di vino. No, sto facendo. Ecco qua. Allora pensate che Michael Jackson si è difeso, c'è il mio fra, ma chi ne sa, io quando mai ho copiato te. Alla fine il tribunale ha deciso sì, è plagio, perché ci sono ben 37 note identiche consecutive. Quindi il plagio, signori, mo vuoi che Michael Jackson l'abbia sentito, vuoi che Michael Jackson in qualche modo sia stato ispirato da questa cosa minacciola pugliese, alla fine. E quando era fuso per più la prima questa Michael Jackson? Come è andata a finire? Andata a finire che la richiesta di Albano era di 5 miliardi. E l'ha avuto. Michael, era 5 miliardi. Il tribunale di Roma ha deciso per 4 milioni di dollari all'epoca. Che Michael Jackson doveva pagare. Più di 5 miliardi allora. Allora, di più, quasi. Quindi quasi 8 miliardi. Alla fine, che, sai che cosa è successo? Che Michael Jackson si muove d'un. Però c'è una cosa da dire in difesa di Michael Jackson. Sì. Che in realtà anche Albano, insomma, non è che era di primo pelo. No. Lui l'ha presa, Frank, continua la tua cosa. Diciamo che alla fine doveva averle questi soldi Albano, che non ha mai avuto, perché la Sony Music, che aveva i diritti di un'altra canzone che si chiama Tell Hope Bless You Just Another Wasted Day, che è una canzone popolare indiana. Quindi alla fine sia Michael Jackson sia Albano, il nostro grande Albano, hanno copiato. Preso spunto da questa Tell Hope Bless You Just Another Wasted Day. Alla fine hanno fatto con nudo e mazzato. Quindi hanno fatto con nudo e mazzato. Allora, che cosa è successo? Che il buon Albano, cioè, vabbè, Michael, facciamo una cosa, facciamo pace e facciamo un grande concerto insieme. E poi caso volle che Michael Jackson al 90 è morto. No, no, prima ancora è morto. No, ecco, allora, praticamente Michael Jackson dice sì, non te lo qua, non te lo qua. Mo Beghi, non te lo qua. Però in quel periodo Michael Jackson aveva una passione
per i minorenni. Per i minorenni. Per le cose fino piccole. Alla fine. Andò in galera, cioè non andò in galera, andò in causa, quindi non poteva fare niente. Esatto. Quando poi uscì da questa tarantella, volevano organizzare il concerto e disse Michael Jackson, Alba, agiamo i mommo, Cander, appena risolvo questo problema. Ci facciamo un bel concerto, sì. Boom, è morto. Quindi, che cosa diciamo? Albano, cioè. Albano. Come una peste. Mi raccomando, l'appello che noi facciamo a tutti quelli che ci ascoltano, non copiate le canzoni di Albano, se non volete morire. Quindi, lasciatelo veramente in pace. Mi raccomando, Gigi D'Alessio, copia a tutti, tranne Albano. Aspetta, fammi fare.